Eccolo. Ah. Boom. Eccola. Ecco fatto. Unlock your full potential at Crack Addicts. Allora, buongiorno a tutti. Oggi sono con Chiara che è venuta da me per un problema alla schiena. Ascolta, mi fai vedere un attimino come fai lo stacco da terra? Cioè, fammi Ok. solo il movimento a vuoto perché voglio capire la schiena come si Così. muove. Ok, vai giù di nuovo. Probabilmente proprio perché l'ho fatto sbagliato. Un'altra volta lento. Ancora una. Ok, no, la schiena di per sé non va in flessione. Voglio vedere le ginocchia come si muovevano, perché un errore che non bisogna mai fare quando si fa lo stacco è andare con le ginocchia oltre la linea delle dita dei Della piedi. schiena. Ok. Esatto, eventualmente si può andare un po' in fuori. D'accordo, diamo un'occhiata e cerchiamo di capire cosa è successo. Vieni seduta, per favore. Seduta Allora, così. sì, ti posso chiedere solo se sbottoni un attimo perché devo passare questo strumento con le sonde, ok, sulla schiena. Perché con le due sonde mi dice dov'è la differenza di temperatura tra un lato e l'altro e mi indica il livello da correggere. Ok? Stai dritta. Ti sposto. Ok. Eccolo, proprio all'ultimo, alle 5S1. Eccolo qua, morbida. Fastidio quando premo qua. Quando Poco. invece premo così, Sì, ecco la la linea sì. inferiore. Ok. Quando premo di qua, anche. Anche. Sì. Ok. Fastidio qua. Qua. No. No. Fastidio qua su. Un po'. Destra o sinistra? Destra. Qua, destra. In mezzo invece dovrebbe essere più a sinistra e meno a destra. Leggerissimo. Sì, ma proprio leggerissimo. E se vengo sotto, non nel punto di prima, ma sul bacino, fastidio qua Sì, e qua meno. esatto. Ok. Pancia in aria. Stesa. Yes. Ok. Questa gamba è leggermente più corta di questa. Te lo faccio vedere. Guarda i malleoli. È abbastanza evidente, Sì. no? Morbida, quando le faccio girare. No, qui va bene. Quindi, seguendo i punti di tensione che abbiamo trovato prima, mi aspetto di trovare un altro po' di tensione qua, eh? Vedi come scappi qua. Qua meno. Qua dovrebbe essere esterno. Fa male? Un po' sì. Meno. Poi dovrei trovare un po' qua, eh? Meno. Qua proprio per Per niente. niente. Qua invece. Sì. Perché anche il bacino è andato in disfunzione, ok? Ok. E poi dovresti vedere un po' qua, eh? Sì. Meno. Ok? Perfetto. Spingi sulla gamba, non il piede, ma così ti faccio vedere. E devi Ok. tenere lo sforzo, ok? Spingi. Forte, attivi. Spingi. Anche di qua attivi. Adesso piega. Metti il palmo della mano, attenta a non graffiarti. Qua, dove senti la fossetta, Qua, ok? così. Sì, sai quelle che si vedono al mare, che dicono tutti che sono Ok. belle. Queste sono articolazioni. Con la mano là, spingi su. No, 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 non devi alzare il bacino, solo la gamba. Come Solo la gamba. prima, sì. Ah, Vai. ok. Vai. Non va, togli la mano. Spingi su. Lo senti la differenza, Sì. no? Stessa cosa di qua, vai. No, prima Ah, senza. prima senza, ok. Vai. Adesso rimettila, spingi, spingi, caput, non ci Vero. siamo, ok? Adesso vieni sdraiata a pancia sotto, ti faccio vedere che succede.
sappiamo che lei ha una gamba corta a destra, ora io le alzo, se ho ragione dovrebbe restare corta. Resta corta. Questo significa un blocco dell'osso sacro, troverò probabilmente questi due muscoli deboli di partenza. Calcia su, senti che non li attivi? Sì. Metti le mani qui sull'osso sacro in preghiera. Ok, calcia su, calcia, senti la differenza? Sì. Giù, calcia su di qua, calcia, senti adesso come li chiudi? Ok, togli. Per correggere questa cosa posizioniamo prima i cunei. Questi ti aiutano il bacino a muoversi meglio, ok? Aiutati okay. dalla gravità naturalmente. Sono come le zeppe per i tavoli. E infatti. Fastidio qua? Leggero. Rilassata? Morbida? Ok. Zero dolore, vero? Rilassa. Morbida. Ok. Perfetto. Passo di là. Ok. Fatto male? No. Pochino. Anche la pelle qua un po' attaccata alle vertebre. Scolliamo. Ottimo. Dopodiché, mentre lei sta su questi cunei, per amplificarne e velocizzarne l'effetto, vado nei punti dove non sono i cunei e faccio una spinta per aiutare il bacino a muoversi meglio, quindi li uso come leve. Fammi un colpo di tosse. Ok, adesso tieniti qua forte, ok? Ti chiederò di prendere l'aria e trattenerla, mentre la tieni ti tiri forte qua sopra e io guardo per un fenomeno di blanching, si chiama in inglese, quindi sbiancamento qui sulla colonna vertebrale ed è un livello che dovrò aggiustare mentre io tengo qua. Inspira, trattieni, tirati forte. Ok, è qua. Rilassata. Ok. Sentiamo la posizione dell'osso sacro. Fastidio qua? Sì. Qua meno? Quindi sembrerebbe essere così. Qua più sopra? Sì. Ok, confermo, è andato così. Quindi prima di andare ad aggiustarlo manualmente, lo stimoliamo col drop. Da qua lo portiamo verso il centro, in giù. Ok. Adesso sul fianco sinistro, per favore. Ti sposto un po' i capelli perché... Mano qua. Rilassata. Morbida, con la testa guarda il soffitto. Esatto, così non avrai la sensazione di cadere. Perfetto. L'altro lato. Sentite come ha scrocchiato? Sì. Come ti dicevo, si è bloccata un pochino nel muoversi. Okay. Quindi vengo qua, la direzione sarà così e su. Già è andato, hai sentito? Ecco qua, adesso è andato tutto. Pancia in aria. Gambe pari. Morbida. Dovrebbe essere andata via. Fa male? No. S-
super leggerissimo. Sì, ma io perché adesso devo trattare un muscolo qua. Ok. E poi... No. Ok. Rimetti la mano destra dietro. Bravissima. Spingi su. Vedi adesso? Prima quando toccavi... È vero. Non, non riuscivi a spingere. Adesso sì. Vediamo di là. Spingi. Molto meglio. Ok. Morbida. Una festa qua. Lascia, 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 lascia. Ok, anche il ginocchio. Lascia. Ok. Questa mano qua dietro. Rilassata. Lascia. Ok. Fatto male? Un po'. Un pochino. Giù. Tu ora fastidio qua, vero? Sì. Perché secondo la legge di Lovett, che è una legge che unisce determinate vertebre a coppie, questo livello qua è collegato con quello sotto che avevi bloccato. Mm-hmm. Quindi rilassata, lascia, con gli occhi guarda qua, in alto a sinistra. Ok, questo non ha fatto male, solo un po' di rumore. Mm-hmm. Rilassata, qui sono più sotto, sono sulla quinta, lascia. Ok. Mano dietro, rilassata, eccola, questa è andata molto meglio, vero? Sì. Pancia sotto, vediamo se i muscoli dietro hanno ripreso la loro attività. No, senza alzare la coscia, solo piegando il ginocchio, okay. Vai. Vedi, adesso sono forti. Sì. Prima erano forti solo quando mettevi le mani qua. Calcia su. Lo senti anche tu, no? Sì, molto. Adesso pancia in aria. Mani qua da me, mettiti dritta prima col bacino, bravissima. Leggermente più corto a destra, ok? Lo vediamo dalla lunghezza degli indici. Giù. Tra la cresta iliaca e l'ombelico andiamo a cercare, ecco, l'ho trovato. Questo muscolo è l'iliopsoas. Lo attivi molto quando fai gli stacchi, perché lui che fa? Stabilizza la schiena e flette l'anca. Ok, vedi, appena io vado a toccare come... Sì, mi fa male. Morbida, lascia, cerca di farmi muovere a me, perché se contrai tu senti solo più dolore. Ok. Lascia. Lascia, lascia, lascia. Adesso sono perfettamente identici gli indici. Ok, giù. Avrai un po' di tensione anche sul diaframma. Togli, il diaframma è proprio qua. Sì, sul lato destro. Senti, sì. Sì. Adesso ci puoi esagerato, però era per farti capire. Vieni seduta, girata di qua. Ok, puoi anche rilanciare il jeans se vuoi. Questa mano qua dietro. Rilassata. Lascia, lascia. Eccola qua. L'altra. Ok. Facciamo le test. Questa mano qua sopra, così, alza il gomito più in alto che riesci. Ok, vediamo l'altra. Vai. Ok, le scapole si muovono bene. Vieni in piedi. Mangi i fianchi. Spingi rapidamente il tuo gomito indietro contro il mio. Indietro. Non forte ma rapido, guarda così. Oh. Tac. Vai. Ok. Più veloce. Eccolo. L'altro. Vai. Ok, girata di schiena, mani qua dietro,
Giù le mani, ok. Chiudi i gomiti davanti, tieni stretti, stretti, stretti. Più stretti, testa giù. Io ti tiro, non camminare, testa più giù. Non camminare, non ti faccio cadere, tranquilla. Perfetto, come ti senti? Bene. Provo a piegarti in avanti o a fare il movimento dello stacco? Ah, fare tipo il movimento dello stacco? Esatto. Come lo senti? Bene. Cammina un po' avanti e indietro, mi dici se la schiena fa male? No, per niente. Andata via? Anzi, mi sento tipo... più sciolta, sì. Elastica. Ok, siamo a cavallo allora. Perfetto. Oggi sono con Carlotta, che è venuta a trovarmi perché ha un po' di tensione qui sulle spalle. Lei mi ha detto che fa prepugilistica, quindi niente di grave, nessun intervento, giusto? No, no. Cicatrici, ustioni, cose così, no. Niente di niente, ok? Sei mai caduta, infortuni, fratture? Una volta in bicicletta quando mi sono fatta male al ginocchio. Destro? Sì. Come fa? Cioè sei caduta di ginocchio oppure sei caduta di fianco e poi faceva male al ginocchio? No, sono caduta di ginocchio, però diciamo una semplice sbucciatura, diciamo. Ah, ok. Più complicata però. Quindi non fratture o no, lesioni ai legamenti, ok. Se hai qualcosa da segnalarmi, questo è il momento. Oddio, non penso. Ok, vabbè. Cioè, in realtà problemi di stomaco, in realtà sì. Di digestione o di reflusso? Entrambi. Ok, allora diamo un'occhiata. Colite, tutte queste cose qua. Cerchiamo di capire un pochino anche quello che cosa sta succedendo. Ti sopra le impronte, proprio così come sono. Poi ti chiedo di guardare dritta, per favore. Io ti dico la distribuzione del peso, che è buona, hai 3 kg in più a sinistra, ma è veramente insignificante perché il range è più o meno 5 kg, quindi va bene. Guarda dritta, adesso faccio una valutazione posturale, scusami, ti raccolgo un po' i capelli dietro. No, guarda dritta, ok, sì, l'occipite è un po' più alto a destra, quindi lo segnaliamo così. Le spalle sono pari, quindi mettiamo pari. Fastidio qui? Sì. Qui un po' meno, vero? Sì. Poi se salgo su fino in cima, dietro l'orecchio, sull'atlante, fastidio? Sì. Qua un po' meno? Ok, quindi dolore a sinistra in alto e a sinistra in basso sulla cervicale. Se vado in mezzo alla cervicale dovrebbe essere più a destra e meno a sinistra, giusto? Ok, allora scendi pure e gentilmente mi vieni seduta qua. Io faccio il giro. Vediamo un pochino. Lascia. Lascia morbida. Il fastidio che hai sulla cervicale irradia anche sulle spalle, sì. E anche sulle braccia? Fino a qua. Fino al gomito. Solo a destra o anche a sinistra? Anche a sinistra. Ok. Più a sinistra. Giù. Fai alzare me. Sì, sei bloccata. Morbida. Lascia. Aspetta. Fammi sentire. Morbida, morbida, non devo fare crack o niente ancora, poi ti avviso io quando devo correggere, però prima di correggere devo valutare, altrimenti non so cosa correggere. Vieni a pancia in aria, per favore. Ok, gamba destra leggermente più corta della sinistra, te l'ha mai detto nessuno? No. Te lo dico io. Eccola qua, adesso vediamo come girano. Lascia, lascia, faccio io, tutto io. Lascia, no, pressoché uguali. Dovresti avere un po' di fastidio, sì. Ecco, qua di meno. Però non è che qua l'hai scampata, perché qua dovrebbe essere, se non sbaglio, più fastidio. Vedi, l'espressione parla, qua di meno. Sì. Ok. Sul bacino, legamento inguinale, fastidio qui? Sì, sempre. Di qua? Pure. Pure? Quale è peggio? Di qua a destra. Ok, quindi c'è una differenza. Se vengo un po' più sotto sul legamento inguinale, fastidio qua? Sì. Qua? Di meno. Di meno, ok. Poi dovresti avere sull'inserzione del piccolo pettorale qui? Qui meno? Sì. Ok. Dammi le mani qua su. Lascia rilassata. Due falangi di differenza. Gira la testa a destra, non cambia. Gira la testa a sinistra, non cambia. Accavalla il tallone sinistro sul collo del piede destro. Ok, un po' più centrale. No, non le gambe, il tallone sul collo. Eccolo lì, perfetto. Eccolo qui. Ok, quindi è assolutamente pari. Togli il piede da lì.
Ci sta riaccorciando. Ok, ecco, è tornato a due falangi di differenza. Tieniti con le mani al lettino perché ti tiro. No. Morbida qua col piede, rilassata. Eccolo. Questo c'era. Mani qua su da me. Lascia dritti, dritte le dita. E ci siamo. Siamo pari. Adesso faccio vedere per tutti. Siamo pari. Andiamo a rilassare un pochino il diaframma. La sua espressione non è... Ok. Adesso. Piccolo massaggio qui. E sul petto. Scusami. Fastidio? Sì. Siamo al margine tra le costole e lo sterno. Ok. Adesso questa mano qua. Spingi su. Non lasciare però, spingi. No, ancora no. Quindi qui io sento un fastidio qua, un piccolo blocco. Lascia. Rilassata. Lascia. Quindi diamo un input neurologico per avere un risultato neurovegetativo. Dita là. Bravissima, spingi su. Questo cambia parecchio, sì. Tienilo lì. Tesa, gira in dentro. Scusami, spingi in dentro, vai. Molto meglio, non perdi più la forza in questa posizione. Qua. Spingi in dentro. Molto meglio, togli. Questo era debole in partenza, spingi su. Ah, ok. Questi sono i muscoli dell'intestino grasso. Spingi fuori in diagonale. Ok. Fuori in diagonale. Ok. Fuori in diagonale. Vai. No, va bene. Sposta questo dall'altra parte. Fuori in diagonale. No, qui va bene. Adesso posso andare a testare con i muscoli collegati al colon tutte le strutture. Quindi comincio, puoi slacciare il bottone? Cominciamo dalla valvola ileocecale. Come dico qua. Spingi giù verso il pavimento. Spingi fuori. No, va bene. Fuori. Va bene. Adesso puoi togliere. Vorrei che mettessi questa mano qua così. Dritta per dritta. Ok, questo è un riflesso, spingi fuori, per il colon ascendente, colon trasverso, spingi fuori, dritta il ginocchio, spingi fuori, colon trasverso ti indebolisce un po', tieni lì, qui posso testare il colon discendente di qua, e va bene, no, così. Spingi fuori, qui va bene, così, sopra il pube, spingi fuori, qui va bene, perdonami, ok, e i riflessi, morbida, i riflessi per un intestino infiammato sono qua, e lei lo sente, ci sono punti di acupuntura che io però non posso stimolare usando aghi, ma che vado a stimolare con un massaggio profondo. Lei non mi sta ringraziando. Ok, il secondo è qui. Questo è un po' meglio, fa male però. Poi, il terzo è qui. Guarda che faccia. Adesso ti chiederò di mettere la mano così, bravissima, sul riflesso, e vado a stimolare qui sotto la quinta lombare. Inspira, tieni, fuori. Ok. Adesso questa mano qua,
qua. Questa era la posizione iniziale che ti inibiva. Spingi in su. Come lo senti? Spingi. Non perdi più la forza. Ok, possiamo togliere. Piano piano ti mando a pancia sotto. Beh, io ho già sentito quando vado con le dita che la vertebra è spostata così. Quindi devo prenderla qua, dove la spingerò in giù, e questa mano stabilizza. Un bel respiro. Fuori l'aria. Eccolo lì. Adesso com'è? Meglio. Ok. Poi. Quinta lombare. Qua com'è? Lombare. Qua? No. Il laterale, quindi è andata così. Vieni girata sul fianco destro verso di me? Così. Sdraiata di fianco. Ok. Bravissimo. Quinta lombare. Ecco, è già andata. È andato tutto. Ok. Com'è la tensione qua? Un po' di meno, forse un po' qua. Ok. Lascia morbida. Ah, tu vedi la prima cervicale bloccata qua, giusto? Uh-huh. Eccola qua. Allora vengo. Morbida. Lascia. Lascia rilassata, faccio tutto io. Ok. Adesso, giusto per un po' di sollievo, dritta però, colpo secco, ecco fatto, girata dall'altra parte. Bravissima, spingi gradualmente indietro, colpo secco, eccolo lì, perfetto. Mi fai due passi avanti e indietro, mi dici come ti senti, per favore? Indietro? No, 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 non due passi letterali, fai il giro del lettino. Bene. Allora, oggi è venuta a trovarci Nicole, che è una mia amica, è venuta a fare il check abituale, quindi c'è qualche problema in particolare oppure no, faccio io, controllo tutto, in generale. Allora, vieni seduta. Un po' più indietro, bravissima. Ok, morbida. Qui va bene. Qui va bene. Ti trovo bene? Sono sciolta. Ti fanno bene le ferie? L'ultima volta ero croccante. Ma pure oggi lo sarai. Qua, lo senti? L'ultima volta ero croccante. Che grande. Lascia. Ok, andiamo qua. Morbida. Ok, sentiamo la schiena. Qua sotto sei un po' bloccata, Niki. Sì, lo sento. Eh sì, sia a destra che a sinistra. Fastidio qua? Sì. Di qua? Meno. Ok, se vengo su, fastidio? Neanche tanto, no. Ok. Qua? Un po'. Qua? Sì. Di più? Un po', sì. Ok. Allora, vieni a pancia in aria che usiamo il sistema delle priorità per capire dove andare a lavorare. Un po' più su? No, qui gira bene. Fastidio? No, però ti ricordi? No, non mi ricordo. Del ginocchio che avevo il menisco, rotula e tutto quanto. Ah, sì, sì, che ti eri fatta male. Ah, ok, non capivo a cosa facessi riferimento. Sì, sì. Io sto controllando i tendini adesso, sto vedendo se c'è tensione qua o è più di qua. Qui. Di qua, vero? Qua dovrebbe essere più. Eccola. Qua meno. Sì. Ok. Se sbaglio, smentiscimi, eh? Certo. Corta di qua. Fastidio? Sì. Meno. E poi dovresti avere un po' qua. Qua di meno? Qua meno. Ok. Vediamo sto ginocchio allora, dai. Fastidio? No. Ok. Qua? No. Adesso scendo. Lascia.
Posto? Sì. Lascia. Ho male. Paura, no. È solo apprensione. Ho paura, sì. Ok. No, mo dopo te lo sciolgo bene. Di qua non serve. Spingi sulla gamba. Forte. Vai. Bravissima. Mani. Dritti i gomiti. Spingili così. Spingi denti. Spalanca la bocca. Spingi. No, spalanca. Scusa. Vai. A posto. Piega le gambe. Vai. Giù. Come te l'hai fatta male? Sciando? Sì. Ah, mi ricordo. Inspira e trattieni. Spingi. Butta fuori. Tieni fuori. Spingi. No, tieni fuori, butta fuori. Scusa. Ah, vai. Ok, giù. Spingi su. Dritta, su. Vai. 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 Allora, adesso ti faccio mettere questa mano sul trapezio e viceversa. Testo questa, l'altra lasciamo in pace. Spingi su. Ok, vai. No, va bene. Adesso questa la metti qua piatta, due dita qua sotto, spingi su. Su. Ok. Ha fastidio qua, Ok, piccolo problemino linfatico. Adesso lo piega tutte e due le gambe. Spingi una contro l'altra. Aia. È scorchiato, sentite, non cadere al pube. Vieni giù. Spingi fuori la gamba. Vieni qua. Spingi fuori. Hai preso una storta qua? Sì. Esce fuori, dovresti aver fastidio. È là. Ok, il cuboide. Lascia. Eccolo. Ah, eccola. Hai sentito, sì. Spingi fuori. Molto meglio. 1, 2, 3, ole. Poca roba, non è significativa. Ho un primo blocco qua. Rilassata. Vado da dietro ad avanti. Non uso rotazione ma posteriorità. Ecco, già andato. Dato tutto. Male? No. Rilassata. No, qui anziché posteriorità uso solo lateralità. Eccolo. Ah. Questo è stato molto ben eseguito. Spingi su. Ok. Eccolo. A posto. Fastidio? Qua? No. Se vado un po' più esterno. Eccolo, tutte e due? E più questo. Più qua. Piega poco poco. Lascia rilassata. Che hai fatto di bello sto weekend? Sono stata a casa. Ah, riposata. Sono riposata. Giusto. Lascia. Senti qua sotto che corda di violino? Giù, 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 giù. Ok. Un po' meglio? Un po' meglio. Qua? No. Diaframma sta bene, scusami. Diaframma sta bene. Qua? No. Ok, allora ti faccio... Ah, no, prima facciamo le estremità. Eccole. Vabbè. Sto rilassata, mano qua, lascia, lascia morbida, eccolo, ok, questo lo facciamo, l'altro lo mettiamo in prova, eccolo qui, mano qua, morbida, lascia, 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 eccola. Ok, facciamo così. Rilassata.
Marmina. Eccola là. Che meraviglia. Hai visto? Ok, piano piano, pancia sotto. Olè. Adesso uso uno dei metodi miei per testare i lombi, quindi partiamo con le gambe che sono pari al momento. Stimolo il dermatoma di S1, che va bene. S1 a sinistra, va bene. L5 a destra, va bene. L5 a sinistra, va bene. Un altro modo carino che uso è testando i riflessi, quindi rilassata, peso morto. Aspetta. Riflesso morto. No, va bene, vediamo di qua. Ah, questo c'è un po', vediamo. No, va bene. Poi vediamo L4, quello è il riflesso di L4, lo testo anche così che è un po' più accurato. Ok. Ecco, L4 a destra è positivo perché mi si accorcia la gamba destra. Se alzo diventano pari, quindi verosimilmente sarà un blocco di L4 a destra. Posso poco poco? Fa male qua? Un po'. Così? Meno. Così? No. Solo quando vado sì. Giù? Ok. L3. Bene. L3. Bene. No, sembrerebbe che dobbiamo fare giusto la quarta lombare. Adesso però testiamo anche il bacino. Calcia su. Ok, qua. Ok, vai. No, così. Vai. Ok. Vai. Trovato. Prova qua. Qua perdi forza, vedi? A sinistra. Sì. Quindi è un ileo anteriore. Il tuo ileo ha fatto così. E quindi lo dovremo riportare così. Vediamo dall'altra parte. Calcia su. Ok, perfetto. D'accordo, allora ti faccio subito venire sdraiata sul fianco destro. Qua. Questa piegata. Più avanti col sedere. Avanti. Ecco qua. Allora. Quindi se per un bacino posteriore contatto qui e premo qua, per un bacino anteriore contatto qui e spingerò in quest'altra direzione. Ecco, già è andato. Adesso è andato tutto. Ma che meraviglia. Ma che meraviglia! Allora, se avessi inquadrato la tua faccia, vieni di qua. Pericolo. Qui c'è, che era? La troviamo. Qui era posteriore, quindi devo spingere dritto per dritto, così. Ecco, ho scordato di mettere il tutore. Eccola. Però è andata bene. Fatto male? No, no, ma sta libera. Torna pancia sotto. Così, adesso ristimoliamo L4 qua e le gambe sono pari e ti faccio rimettere la mano sinistra qua e la destra sopra, contrario, bravissima, qui perdevi forza, calcia su, ok, qua, senti la differenza? Ottimo, adesso puoi togliere qua, vediamo questo ginocchio, nel 90% dei casi bisogna guardare qua, fastidio? Sempre. Lo so. Mi devi venire troppo più spesso? Va bene. Vieni troppo poco da me, Niki. Allora, verrò sempre. Bravissima, tanto questa è casa tua, lo sai. Grazie. Le faccio fare così che è un po' meglio? Un po' meglio. È bravissima a sopportare il dolore. Questo fa male. Vediamo qui. Eccolo. Quello era D1. Adesso facciamo C7 di qua. Lascia. No, C7 è libero. Era solo un blocco di D1. Ok, Niki, vienimi seduta. Perfetto. Mani così. Spingi su tutte e due. Ok. Solo questa. Quindi questa giù. Vai. L'altra. Vai. Ok, perdonami. Spingi su. Su. Sto testando degli stimoli, dei riflessi cranici. Adesso su. Su. Ok. Metti un dito all'orecchio. Spingi su. Fai lo stesso di qua. Spingi su.
Quindi? Perdo. Perdi la fa- ah, facciamo così. Dito un orecchio. Guarda su. Vai. La recuperi. Guarda giù. Vai. Ce la fai, eh? E quando guardi su? Allora. Guarda su con gli occhi. Eccolo lì. Cosa fai? Per l'equilibrio. Dito qua. Spingi su. Senti, la cambia. Adesso, vediamo un po' ste spalle. Figo, no? Morbida. Lascia, lascia. Ecco anche un po' la spalla. Rilassata. Ecco il posto. In piedi. Mangi i fianchi. Girate di traverso. Spingi il tuo gomito indietro piano piano, colpo secco. Boom. Altro. E giro. Bravissima, grazie. Spingi indietro. Ecco fatto, questo era meglio. Passiamo di qua un attimo. Braccia qua dietro. Chiudi i gomiti davanti a te, tieni stretti, testa giù. Io ti tiro, non camminare.